I consiglieri di maggioranza e di opposizione del Consiglio Comunale di Campobasso sono questa volta compatti. Accolgono i percorsi proposti, accorpano il tutto in un emendamento e costruiscono la possibilità di una delibera che elimina di fatto il pericolo della cementificazione del Parco dei Pini, scrivendo tutti insieme una pagina di buona amministrazione. Allo stato attuale il Consiglio Comunale si esprime nella direzione di negare appunto la variante. Ed anzi, ed è quello a cui tenevamo di più, spinge ed impegna sia il Consiglio e la Giunta ad adottare i provvedimenti di competenza affinché il Comune finalmente possa riscuotere fisicamente quelli che erano gli oneri di urbanizzazione. E ricordo che sono di una certa entità, parliamo di, se non erro, 32.000 metri quadri, che il Comune dovrà in qualche modo incassare, anche perché, lo ricordiamo, lì è una lottizzazione, coloro che sono i lottizzanti attuali hanno diritto ad avere restituite determinate opere anche come appunto oneri di urbanizzazione. Quindi il Comune oggi pretenderà questo. La maggioranza ha preso una decisione, la maggioranza aveva cominciato a esprimere la propria volontà nel senso in cui si è arrivati oggi già dal Consiglio, del 3 settembre. Era stata portata in quella sede una delibera che oggi abbiamo emendato anche alla luce del confronto fattivo con la minoranza, una delibera che ha preso atto del cessato interesse da parte dell'amministrazione di costruire un polo scolastico nell'eventuale area che in variante di lottizzazione la società Parco dei Pini avrebbe concesso all'amministrazione. La maggioranza in questi giorni, tra la sospensione del Consiglio precedente e l'attuale, ha lavorato a tutti i livelli, sia a livello politico che a livello tecnico-amministrativo, ha lavorato per continuare a confrontarsi, per esperire tutte le strade, per trovare la soluzione migliore, la più equa, la più giusta, quella che andasse incontro alla cura, alla tutela, alla difesa del bene comune.